Ciao brava gente, oggi secondo video del canale con un ospite e manteniamo il livello al top. Oggi andiamo a trovare un inventore, uno di quelli lì che gli dai tipo una matita, un compasso, un pezzo di carta e una squadretta e lui ti tira fuori, cazzo, non so, una rampa di lancio per lo sciatto. No, vabbè, scherzi a parte. Adesso andiamo a vedere, c'ha un paio di cosine interessanti da mostrarci, poi magari parlando ne escono anche altre, non lo so. Adesso andiamo a conoscere. Allora, Rack è partito, fino a qui siamo d'accordo. Lui è quella testa matta che dicevo prima in macchina. Ti saluto. Che si chiama? Che si chiama? Sono Massimo Data, inventore, costruttore, costruttore, self-made, distruttore self-made future. Comunque, da dove cominciamo? Da quello cominciamo dal qua. camper, che sono 2 anni fa. Senta, fa giusto caldo, il motore fa anche pesanza. Mi due asciugo anni la sella. fa, 2 anni fa abbiamo inventato, c'era già, l'abbiamo installato su un mio mezzo che è un 1.9 turbo diesel. Cosa abbiamo installato? Impianto idrogeno. Ah. 50-50. Quindi praticamente c'hai un B-Fuel. Ho un B-Fuel. Praticamente quando lavora è come se avessi una doppia turbina. Sì, che mi dà la spinta. Non è un B-Fuel tradizionale che o uno o l'altro. No. Questo è un'orgia di fuel perché sono tutte e due insieme. Sono tutte e due insieme, esatto. Quindi allora, in io, brevi passi come funziona? 2 anni fa sono andato in Puglia con 100 euro di gasolio. 100 euro di gasolio. Su un camper che pesa 35 quintali. Cioè, il rapporto mi hai detto per telefono era 50-50. Parliamo del viaggio totale. 50-50 ecco. Praticamente lo stesso viaggio prima di avere questo impiantino qua, sì, il doppio. Era il doppio. Sì. Ma e questo cosa fai? In buona sostanza. Pratica lui, Facciamo vedere. Aspetta che facciamo uno zoom. Uno zoom sulla. Allora, questa qua è la vaschetta dove viene installata l'acqua distillata a questo livello. A questo livello qua. Perché questo altro spazio che resta è lo spazio che lui produrrà l'idrogeno. Quindi verrà pompato da questo tubo. Ok. Da questo tubo. Dove? Che va in questo filtro qua. Scusate, ma adesso mi infilo. Ecco. Allora, praticamente, qua c'è l'acqua distillata, la soluzione che poi diciamo dopo. Che ha, ecco, la poi, soluzione di acqua distillata. Passa da lì, che qua cosa fa? Qua è un filtro. Un filtro che arriverà fino qua di acqua. Ok. Non oltre, perché sennò porterà l'acqua all'aspirazione. Portato alla vita urbana è un narghilè quella roba. Sì, esattamente. Esattamente. Allora, noi a questo livello qua metteremo acqua. Ok. Di queste qua. Lui farà il suo blocco di idrogeno in questa camera qua, dove verrà espulsa da questo tubo, che lo porterà a questo tubo qua, dove c'è vabbè, una valvola. Non riesco più a inquadrare dentro. Comunque, in buona sostanza, lo va a mischiare nell'aria d'aspirazione. Sì, va nell'aspirazione. E cosa succede? Che al posto di entrare aria e gasolio, entra aria, idrogeno e gasolio. Quindi, dov'è il risparmio? Quindi, qua. Non lo so. Il risparmio, adesso te lo spiego io. Sono qui proprio per quello. Tu andando con un motore a gasolio normalmente devi schiacciare per farlo andare, giusto? Sì. Per portarlo. Ah, ho capito, tu invece alzi. Pedale, lo alzi, tieni alto, perché è la stessa potenza, sì, che avresti. Praticamente c'è comburente e combustibile. Combustibile. Quindi esatto. Il combustibile, il comburente è l'aria. L'aria. Il combustibile è l'idrogeno. Nel caso. Ante modifica era il gasolio. Adesso però nell'aria c'è idrogeno. Viene mescolato. Che è buttato nel scoppia più forte. Quindi tu automaticamente schiacci di meno. Schiacci di meno e lui va. C'è cioè chi fa la centralina e che si fa l'impiantino. Quindi, è vero, avrai anche molta più velocità in lungo, però avrai molta più coppia anche nei bassi. Certo. Seconda non cosa. Male. Diciamo adesso la soluzione che ci metti lì. E quella variante in base alla polverina, non capite mai. Quella variante in base alla polverina che ciuccia la correntina. Alla base della lì stesso, ci va. Un attimino. Ti faccio vedere bugiane, qual è. Bugiane. La sostanza è. Eccola qua. Questi sono integratori per gente che va in palestra. No. Idrossido di potassio. Di potassio. Va viene bene. Mescolato all'acqua distillata. Le percentuali non le diciamo, però diciamo che più allora, ce n'è, più metti potassio, sì, più aumenta l'amperaggio. E ma più l'amperaggio assorbito, dalla batteria, perché lì dentro succede un'elettrolisi praticamente. Un'elettrolisi, esattamente, non qui dentro, qui adesso non lo vediamo, sotto c'è una cella. Ah già, quello è il serbatoio. Questo sì, è il serbatoio solo. Sotto capito. C'è una cella
che fa l'elettrolisi. Questa elettrolisi qua viene fatta con il potassio. Più si mette potassio, più aumenta l'amperaggio che viene assorbito dalla cellula. Ok, e diventa quanti ampere? Che è... Allora, al momento lavorava con 20 ampere, 50 e 50 riesco a dargli, perché risparmio la metà in un viaggio lungo. Cioè perché tu hai dosato la tua percentuale di miscela di questo con l'acqua demineralizzata. Esatto. In funzione di quanto vuoi miscelare il rapporto tra idrogeno e gasolio. Esatto. E di conseguenza di lì ti sei trovato che ti mancava corrente. Mancava, se ho capito corrente, bene. Perché? Perché l'alternatore della macchina non ce la faceva. Non ce la faceva più a caricare, andava sotto sforzo. Quindi adesso qua siamo al secondo step verso il green, ragazzi. Perché cosa è successo? Te l'abbiamo fatto green sta modifica. Sì, esatto. A quel punto lì cosa è capitato? Il secondo problema: non avere abbastanza corrente. Cambiato motore alternatore, messo un po' più grosso. Anche così la corrente veniva a mancare nel lungo tragitto. Ma anche se il motore era acceso? Anche se il motore è acceso. Cioè mentre andavi, succiava di più di quello. Vedevi che la corrente scendeva. Allora a quel punto lì, riserva. Cosa? Pannello solare. Col pannello solare. Quindi vuol dire che lui di giorno è perfetto, di notte o quando è un po' nuvoloso è un po' meno. Allora bisogna vedere, quando uno vede la batteria che scende un po', lo stacca un momento, lo esclude e continua col gasolio. Quando la batteria di nuovo ricarica, lui lo reinserisce. Di notte è quel problema. Di notte si dorme o si fanno bambini. Esatto. Di giorno si viaggia. E va, e via. Comunque. Adesso, cioè, dai pannelli solari, andiamo a vederne un'altra che si è studiato. I pannelli solari ultimamente abbiamo... Perché qui abbiamo anche un'altra cosa che... tirato fuori quello che avete visto anche sul giornale, sul Risveglio, è il monopattino a pannelli solari. Questo funziona totalmente a pannelli solari. Se c'è il sole, se c'è ombra o nuvoloso come oggi, andrà a pannelli ombrali. Va a batterie. Buonasera. Funziona con una batteria da 68 ampere. Che per capirci, io sul trattore ho una batteria da 74. Te lo faccio partire. Solo che la magia del litio, giusto? Ricordo bene? Sì, litio. Queste batterie al litio, welcome future. Hanno potenze esagerate. È vero, sono anche pericolose, eh? Potrebbe incendiarsi. Bravo, difatti io vedo che l'hai messo davanti. Potrebbe anche incendiarsi, perché è capitato. Ah, ho capito, no, ma per quello... Cioè, pericoloso. Allora, la prossima evoluzione sarà il monopattino a energia solare con riscaldamento per l'inverno, con quella che esplode, si brucia, mentre che tu vai e ti arriva tutto il caldo. Vada riscaldamento. Beh, ovviamente no, cioè io so che tu hai fatto un attimino un paio di conti per farla funzionare sta roba, cioè non è campata lì a caso, sono lì, proporzionate le cose per perfezionarla. Anche perché questo monopattino, se ho capito bene, ne ha due di batteria adesso. Sì. C'ha la sua originale, sotto, e poi c'ha questa in più, e poi tu te ne vai a spazio, facciamo l'ipotesi, tu vai in vacanza col camper. Sì. Giusto? Io vado dovunque. Già il camper ti consuma una mazza ed è anche green. Poi tu cosa fai? Arrivi, spegni il camper, ti prendi il monopattino e ci vai in giro tutta il dì senza farti problemi, perché sei in vacanza, ci sono. Non hai problemi di non ritornare a casa, ritorna sempre. Basta solo che lo parcheggi, lui si ricarica, cioè la scusa per un gelato, no? Sì. Oltre più che... Ma si ricarica anche mentre va. Mentre va, giusto? Si ricarica lui. Non consuma, va col pannello. Quindi se becchi la giornata di pieno sole, vai in piano, allora, potenzialmente in Liguria ci vai anche con questo. Questo vai anche in Liguria. Senti, ma il camper lo vendi? No. Per andare col monopattino. Allora, per avere una macchina che consuma un po' decentemente una volta. Comunque. Torniamo al monopattino. Quindi questa non è roba che si compra, questi sono, cioè, sono pezzi di roba che si compra. Sono tutti pezzi. Perché non è che compra le cose e poi le monta lì. E allora è. Che vengono assemblati dopo. Con tanto di conti e di ragionamenti. Esattamente. Quindi c'è tre pannelli che generano 12 watt. Quindi sono volt. 12 volt. Vabbè, certo. 12, però come watt? 36 volt. Come watt fanno 5 ampere. Quindi 12 per 5 sono 70 watt. 60 watt. Maestra dell'elementare di matematica, non mi guardare. Lui però fondamentale. In teoria non dovrebbe funzionare a pannelli solari, in teoria.
perché facendo i calcoli, nella teoria, lui non dovrebbe riuscire a farlo andare. Ma però tu pratica, sei magro. Ma in pratica no, provandolo, ho capito che quello funzionava anche solo col pannello, senza la batteria, perché non abbassava la tensione. Quindi se c'è sole, diciamo che sei... Se c'è sole pieno, 100% lui autonomo. È 100% autonomo. Fino a 25 all'ora tranquillamente. Come quelle sonde che mandano sui pianeti per farsi i giri, annusare il terreno, sentire che odori ci sono. Tutti i pannelli. Tutti i pannelli. E quelle vanno avanti per autosufficienza con i pannelli e le batterie. Esattamente. Lui, facendo la teoria, non risultava, quindi doveva solo caricare le batterie. Invece si è constatato che invece no, funziona anche da solo. Quindi potenzialmente, se non volevamo far vedere il camper, potevi venire da dove abiti. Quello che dicevo io era, la mia teoria era, o il motore che dicono che è 350 watt, non è 350 watt il motore del macchino, ed è molto meno, e allora lui riesce a una logica questa qua che funziona. Ma comunque non è che vai sempre No, poi non è che vai bomba. Sempre a bomba, sì, no. Io spero. Oh! L'abbiamo già. Perché dai. Un inconveniente che sta risolvendo, tra l'altro, è che adesso il peso è alto, il cavalletto è un attimino strettino. Esatto. Io spero che sia venuta in tutte le angolature, sì, questa roba qua. Perché come vedi non è che c'è uno schermino no, che ci aiuta a capire se siamo tutti dentro o se tagliamo. Se tagliamo le mani, ci tagliamo a metà. Quindi. Verranno tagliati magari dei pezzi, poi ok. No, me lo riguardo, si rifà. Se guardi l'altro video dell'altro ospite, lo diciamo in diretta, abbiamo fatto due volte per farlo bene. Okay. Quindi magari nel tuo caso non ti facciamo spostare. Perché... Però se abbiamo perso qualche pezzo di data, inevitabile. Lo riprenderemo. Inevitabile. Comunque, tutto qua, il sistema è quello. Io direi che già qui tanta roba, cioè veramente l'estate 2021 fatecelo un pensierino, magari lui ne produce tipo 6.000 camper, 18.000. No? Comunque non è male, già così è una bella accoppiata. Poi ci saranno delle novità che non, sì, queste... non si può, niente. Tabù, questo è top secret, top perché secret qua, perché qua c'è un discorso di spionaggio industriale. Poi. Spionaggio però magari quando poi ci rivediamo che me le spiego. Anche perché a me sta così. Sarà una cosa molto divertente da vedere, ma sarà anche tanta gente che la vorranno. Ecco, buon per te. Se ti fai ricco, ricordati degli youtuber spiegati, quelli che ti intervistavano quando eri piccolo. Comunque va bene, sì. E questo è tutto. Quello che posso dirvi di questo era questo. C'è qualcuno che vuoi salutare? Presente o non presente? Tutti quelli del gruppo. Perché c'è il Massi Fan Club, adesso purtroppo sono un po' spoltito, uno, due, una, lei la compagna, due. Che però, come dicevamo non prima, voleva, non si... La sua compagna. Sì. Amico, un grande amico. Ciao Ezio, amico. Ezio. Era un gran carrozziere una volta, un grande. Potrebbe... No, guarda, avevamo fatto... Spoilerone in diretta, ma se si fa un attimino poi... chiedere due o tre consigli per gli amici del canale su qualche dritta di aggiustarsi un po' da soli, perché qua le carrozzerie delle macchine sono impossibili. È impossibile. Io l'ho preso, ma l'ho toccata dopo una settimana. Io prima di avere questo camper avevo un camper del... Lei è un'altra signora del Massi Fan Club, scusate, adesso non era, cioè, abbiamo anche un 4x4. Signora Lara, buongiorno. Stiamo inquadrando il Massi Fan Club. Comunque avevamo un camper, una testa. Avevamo un camper dell'86, mal saldato. Con lui l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto. Sono andato io alla moglie in Toscana, tutti guardavano questo camper. Roba straordinaria, l'hai abbiamo fatto. Abbiamo vendicato tutto. Tutto nuovo, poi avevamo messo i stampini. Belli. Sì, col faro disegnato, con i gabbiani che viaggiano. Prossima paziente ce l'abbiamo lì sullo sfondo. Va bene. Adesso aspetto di magagnarla ancora un po' di più, perché così mi sembra brutto magari metterci solo mezza giornata. Comunque... Bene. Perché fatto è fatto. Adesso non resta alla che tritare video... chilometri qui. In armonia con l'ambiente. È già due anni che vado via così. Quindi è quello dato. Risparmio zero. È quello dato. Risparmio tutto. Cioè, sì, in effetti. Ma lei da dove viene? Dai, facciamo un'intervista allo youtuber. Quindi, io vengo da Rueglio. Ah, è da Rueglio. Ma lavoravo, adesso non diciamo il nome perché... Vede, va a spasso l'inquadratura, devo ancora imparare questo GoPro.
ho lavorato fino a qualche giorno prima o dopo che arrivasse lui nella stessa azienda, che non diciamo il nome perché non so se si può. Quindi lì attraverso poi Facebook ci si è conosciuti e poi io quando vedo cosine così divento curioso. No, io pensavo venisse da Pieri, da quelle parti lì, non avevo. Ma comunque più o meno è di là. Un po' più a sinistra, un po' più prima. Ruendo, ma ci sono delle ragazze che conosco. Guarda, abbiamo anche quattro ragazze. Ragazze che lavoravano al Bennett, perché io lavoravo al Bennett. Allora, io non conosco nessuna di Ruelio che lavorasse al Bennett. C'è il potenziale per l'amorosa del mondo, ragazzi. Attenzione. Dopo ne parliamo un attimino, signora Lara, va bene? Mara, scusa. E lei è Molly. Molly, vieni qua, Molly. La mia Molly. Adesso, per finire facciamo un video su Molly, ne? Patata. Bene, direi che con oggi è tutto. Se volete altri ospiti, sponsor. Ciao. 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 Diciamolo tutti. Come si chiama ciao. Lei? Ciao. Io mi chiamo ciao. Simone Ratt, ma qua sono il Moon. Cose da Moon, perché mi chiamano il Moon. Simone. Simone. Entri con te, Simone. Sì, difatti, solo che era troppo lungo, quindi due lettere l'hanno tolte. Quindi Moon, a me non dispiace. Ciao. Cadi per terra, Abbiamo un piccolo plus dal Massi Fan Club. La signora Mara proverà in anteprima per tutti il monopattino. Duma! Massimo, ma cavo, mi tieni tu! Vieni, ecco qua con i piedi, dai! Vai. Se mi faccio l'amorosa me ne voglio far fare uno, eh. Figo, perché quando tu registri ti becchi i ragazzini che si divertono. Ma vuoi dirgli qualcosa? Sono stato boccia pure io, ne facevo anche di più. Dai, niente, andata col mezzo, tornata senza mezzo. Perché io gli ho detto fammelo trovare. Però lui dice se non sei capace. È un donnaiolo, le donne le prende, no, le butta lì. Poi senza casco, dai, senza casco. Sì, cioè oggi siamo fuori regola su tutto, ma... siamo belli. E adesso vi faccio vedere come si chiude, eh. Ah, ok. Si spegne. Si apre. Li tira giù. Allora, si chiudono le maniglie. Sempre se si chiudono. Visto che mi scassi le balle con l'audio, ti riprendo te, va bene? Chiude le maniglie. Si abbassa questo. Voilà. Si sblocca qua. E voilà. Ecco, questa potrebbe anche essere la posizione di parcheggio se hai la batteria qua a terra e ti vuoi prendere un gelato e caricare al massimo. E il peso quant'è? Quanto è aumentato, no? È tutto. E invece prima della modifica era? Un 16-17. È poca roba. È un chilo o due. Beh, neanche tanto. Neanche tanto. Che ieri, adesso c'erano proprio questi bikers. Ah. Vabbè, dai. Risalutiamoli. Ciao.